stata lunga, abbiamo avuto infortuni, abbiamo dovuto sostenere dei cambi, dopo l'appuntamento con la Coppa. Ci siete sempre stati vicini, non era banale, siamo riusciti a fare la sticella, a far vedere tantissime partite della Scandone, che è la cosa più importante contro grandi squadre. Ci sono stati risultati bellissimi, speciali, dalla vittoria a Tenerife alla sconfitta in casa con Bar, speciale in senso contrario, però l'importante è che abbiamo fatto vedere i valori che questo gruppo aveva. Penso che la cosa difficile più di tutte sia aver fatto un altro passo verso le prime quattro d'Italia dopo averlo già fatto l'anno scorso, perché non è banale, l'annata può succedere, non abbiamo fatto tanto succedere un'altra, che l'anno prossimo dovremo rimanere grazie al vostro aiuto, e allora appoggio ancora questo livello. I ragazzi sono stati speciali, era un gruppo molto diverso dall'anno scorso, abbiamo provato a costruirlo in base a quelle che erano le esperienze passate, cercheremo di migliorarci ancora. Sicuramente abbiamo così definito delle linee guida abbastanza importanti e già oggi io con Nicola e con tutto lo staff tecnico è da stamattina che siamo al lavoro sui giocatori, procuratori, sulle varie opportunità che possono esserci sul mercato e quindi niente, quando si inizia così, al di là che il lavoro maggiore sarà quello di Nicola, è sempre la partenza un pochino, cioè tu devi mettere qualche mattone base, noi abbiamo in testa chi ci piacerebbe tenere, mantenere, magari c'è provare a chiedere se hanno voglia di venire ad Avellino qualche giocatore da fuori, insomma, però bisogna partire, mettere qualche mattone per poi cercare di magari robustire ancora di più questo gruppo che quest'anno è stato veramente eccezionale. Da lunedì, da domenica sono già a Roseto degli Abruzzi e allenerò il gruppo Under 20 perché Maurizio Buscaglia è impegnato in finale scudetto e perché ne sono il responsabile. Poi avrò degli incontri in federazione con il capo della nazionale maggiore, con tutto lo staff e poi quest'estate, al di là dell'Europeo Under 20 che mi vedrà responsabile ma non capo allenatore in panchina, c'è la grande avventura dell'Europeo d'assistenti che credo che sia una cosa a cui io tengo molto, perché bene o male sono tutti i ragazzi di tutti gli 11 anni che ho fatto il capo allenatore dell'Under 20 e ci ritroveremo insieme per fare questa avventura e sarebbe un sogno prendere una medaglia. Di aver lasciato lì una gara 4 così dove potevamo magari andare all'intervallo con qualche punto in meno di svantaggio, aver fatto sempre qualche errore dovuto a una disattenzione, una stanchezza, sul 2-1 potevamo magari allungare, però bisogna anche dare merito a Venezia che è stata veramente molto brava.